Allora, questa sera presentiamo il libro di Carlo Artenchi qui accanto a me, dal titolo Una strana coppia. Il titolo suscita immediatamente curiosità. In realtà non si tratta, come si potrebbe pensare, di un archivio della storia di una coppia nel senso classico del termine, una strana coppia. Sono sì un uomo e una donna, ma un padre e una figlia. Ma anche in questo caso c'è un ma, perché lui, che si chiama Carlo Buttani ed è un professore di liceo, non è il vero padre di Rebecca, ma il padre adottivo, che in un regime dittatoriale del libro ambientato nel periodo fascista e antinaziale, appunto nel periodo fascista, la adotta di fatto per evitare le spiacevoli sorprese in quanto lei è ebrea. E invece di sorprese piacevoli nel libro ne troviamo moltissime, perché Carlo ha tantissima sensibilità e questa sensibilità riesce a trasmetterla anche attraverso le sue parole, e però a fronte della sensibilità c'è però anche molta ironia. È una ironia benevola però che fa sperare in un mondo migliore. Ecco, volevo chiederti, come ti è venuto in mente l'idea di questo libro? Allora, devo fare un salto indietro nel tempo. Molti anni fa io ero a casa di mio nonno, nella mia casa di famiglia, e stavo leggendo un libro di storia scritto negli anni 50, di tono non antifascista, diciamo così. Parlando delle leggi razziali, parlava anche dei mal di pancia che le leggi razziali avevano suscitato all'interno dello stesso Partito Nazional Fascista. E si diceva addirittura che la moglie di Mussolini avesse protetto anche lei degli ebrei, almeno circolava questa voce. E allora a un certo punto l'autore del libro diceva: ci furono donne ebree che si dichiararono adultere per far arianizzare i figli o le figlie. La cosa mi ha colpito e ho anche pensato: io sono scapolo, lo sono tuttora. Mi piacciono le donne e i gusti non sono cambiati, ma soprattutto io già allora ero professore di liceo, laureato a tempo indeterminato, ovviamente, eccetera, e questo tipo di docente nel 38-39 le 1.000 lire al mese con cui poter far campare agevolmente una figlia o un figlio ce l'aveva. Quindi mi è venuto il pensiero, dico, beh, sarei stato ottimo, idoneo, diciamo, come persona che poteva venire incontro ai desideri di una signora ebraica che prendesse la paternità del figlio o figlia. Ovviamente è stato un pensiero, uno di quei tanti pensieri estemporanei che vengono quando si legge un libro, e la bellezza, la potenza di un libro sta anche nel far venire certi pensieri. Ma poi cosa è accaduto? È accaduto che quest'idea, col passare degli anni, col risorgere o rievidenziarsi di certe tendenze che si pensavano passate, e anche con la maturità personale, si è evoluto. È venuta fuori una trama di un romanzo che ovviamente non poteva rimanere nella mente. È un libro veramente dove c'è la storia, c'è l'ironia, ci sono i sentimenti, c'è l'amore, l'amore paterno, l'amore filiale, l'amore quello, vabbè, classico, proprio donna, l'amicizia. Ecco, devo dire che se qualcuno mi dice una cosa, molto probabilmente, che ho dimenticato, molto probabilmente dentro c'è.